Hol dir jetzt dein Abo. MySports, das ist Hockey. O dall'altra, ma Calvin Turcauf al primo ingaggio, vinto però dal Ginevra, ospiti che partono proprio con Vatanen del Ginevra Servette. Morini mette la freccia su Vatanen, costringe Maier ad uscire, molto bravo col bastone Maier, a porta vuota, rete, restituito in favore d'Arco Bello. Attenzione però perché è stato segnalato un fuorigioco. Era subito venuto aver pagato un pochettino il karma. Qui episodio veramente curioso al limite. Per Lecoultre. E qui sbaglia ancora Ginevra, attenzione perché può partire sempre. Arcobello, Arcobello, il tiro, rete, e questo sì che è valido. Marca Arcobello che va a segnare la terza rete. Va a prendersi il gol valido su questo cadu da parte delle Aquile. Mi anticipa Marco Müller che però si dà da fare insieme a Ruotsalainen. Ancora Müller, il tiro, rete, Marco Müller ci ha riprovato e questa volta rivediamo, ci abbiamo provato anche nel primo tempo, va via dall'altra parte a Carrer, trafigge, trova il fianco scoperto questa volta di Robert Maier. La rete bellissima quella del numero 10 con la complicità, andato a recuperare il disco di Ruotsalainen. Via Helsinkit con lo Jokerit, ancora Joris, il tiro sulla rete del canadese, accorcia le distanze in power play anche in queste situazioni. Andiamo a rivedere molto tempo per girare l'angolo. Ed è andato a far male amico Koskinen e a Lugano. Andiamo molto bene verso Wolfi, il tiro, rete, Wolf il ginocchio, torna l'arciere numero 32, scaglia una freccia velenosissima sotto. Ottima l'azione di Ferbun, bellissimo l'assist, bellissima l'esecuzione. Io credo che meglio non potesse tirare Bernd Wolf. Uscito apra, entra Manninen, eccolo qui il finlandese. Vatanen, Artikainen, il tocco sotto e ce la rete. Tocco intelligentissimo, furbo da parte di Artikainen, rimane sul ghiaccio Koskinen. E adesso Vatanen finta il tiro e poi beffardamente il disco scavalca il portiere del Lugano su questo tocco ed entra. Già Morini, Arcobello, Pazzini, il tiro al volo, rete, Pazzini. Dopo tre grandissime occasioni, cosa va a pescare? Tiro al volo, pazzesco, sotto l'incrocio dei pali, che più preciso non si può. Tocca al ferro, entra in porta, 4-2 Lugano. Ancora Lugano, Turcauf, non riesce ad agganciare, lo aiuta Zanetti, Turcauf, mette dentro, rete, Calvin Turcauf, con l'aiuto di Marco Zanetti, 5-2 Lugano. E dicevamo che Lugano aveva la partita in mano. E qua, d'astuzia, di furbizia, va a trovare lo spiraglio Turcauf in mezzo ai gambali di Robert Maier. Ha preso la parte esterna della porta, qui lo scontro, sfortunatissimo, attenzione, ancora Ginevra, lì davanti Koskinen e poi la rete. È andato a segnare Apala. La vittoria contro Rapperswil per 4-1 qua, vedete, sfortunatissimi Ruotsalainen e Alatalo. E poi dopo la respinta di Koskinen,
che ci ha provato Artikainen. Facile facile il tocco per Apala. Colosa. Marco Müller. E poi sotto porta Ruotsalainen si sblocca il finlandese e questa volta non può essere annullato come nel derby. 6-3. Rivediamo Marco Müller e questa volta va a segno la liberazione sotto la curva del Lugano da parte del numero 24. Si è proprio tolto. Sempre finlandese, fa tutto da solo, allarga poi il tiro e questo è veramente uno schema fotocopia di tante azioni. 6-4 e vado a insaccare. È sempre Vatanen che alimenta queste azioni, passaggio largo per allargare, spostare la difesa bianconera e dal vicolo cieco, dall'angolo cieco meglio dire, è sbucato Apala tutto solo. Maier va ribattuta, Türkauf che è ancora lì, il passaggio, rete, partecipa anche Daniel Carr, 7-4, era già finita la partita, adesso lo è definitivamente con la rete di Daniel Carr. Altro punto anche per Türkauf che sale ad 11 con la rete segnata in precedenza e non poteva non segnare a fine partita in 5-3 il Lugano. Lugano che adesso avrà ancora qualche secondo perché è rientrato nel frattempo Apala dopo la rete di Carr che rivediamo. Ci sono veramente ancora scintille, Joris se la va a prendere con Canonica in mezzo a due. Hol dir jetzt dein Abo. MySports, das ist Hockey.